Quando capita di essere in giro, dici sono di Sanremo, col mio lavoro subito ti dicono ma allora fai fiori per il festival? È bello dire sì, sono io. Ci siamo accorti che il gioco era esploso quando lo stato sociale in diretta europea, nazionale, mondiale hanno nominato il Fanta Sanremo, l'hanno cantato all'interno della loro canzone. Fanta Sanremo, silenzio! Sono cacciatore di autografi dei cantanti. Poi sto anche 10 ore fermo lì davanti all'Ariston. Io chiesi all'orchestra di alzarsi in piedi e di suonare alla barocca. Facciamola barocca. Il Festival di Sanremo, nei suoi 72 anni di storia, è diventato una sorta di Pantheon vivant degli italiani, un altare della patria. Io sono il direttore di palco del Festival di Sanremo. Il rapporto con il conduttore, secondo me, bisogna essere educati. Non bisogna strafare, bisogna parlare al momento giusto, perché loro sono responsabili di tutto. Veramente non vedo l'ora, sono felice, carico e non vedo l'ora di far ascoltare le canzoni. E allora, buongiorno Giorgia Cardinaletti, sarai la conduttrice di questo nuovo programma. Beh, innanzitutto in bocca al lupo, complimenti. Viva. E complimenti per questo bellissimo traguardo. Si comincia stasera ore 23:25, subito dopo la prima serata. Intanto buongiorno Monica, buongiorno Marco. Raccontaci di più di Via delle Storie. Via delle Storie, come avete visto, prima puntata sarà dedicata al Festival di Sanremo. Abbiamo trovato storie, appunto, che forse non tutti conoscono. L'abbiamo visto nell'estratto, abbiamo il direttore di palco, abbiamo il medico, abbiamo chi si occupa dell'allestimento dei fiori e poi ovviamente sarà con noi Amadeus, un pensiero inedito del grande amico e collega Vincenzo Mollica. Quindi stasera dentro il festival Via delle Storie, in generale, in senso più ampio, si occuperà, sarà un nuovo indirizzo, proprio Via delle Storie, del racconto. È proprio un indirizzo, sì. Una nuova casa del racconto che prenderà vita man mano con le grandi e piccole storie che ci riguardano, quindi dai cambiamenti, le trasformazioni, ci occuperemo anche degli effetti della pandemia, non solo, ambiente, scienza, insomma tutto quello che passerà in questa casa, che sono le storie poi di tutti noi, anche di chi ci sta guardando. E ci puoi anticipare qualcosa sulle prossime puntate? Assolutamente, ci occuperemo anche di tutto l'universo della fiction, quindi la serie televisiva, ma non solo, poi ci occuperemo anche del tema della droga, dello stupro, del gioco d'azzardo, tutti i temi che con la pandemia poi hanno avuto anche, si sono in qualche modo amplificati, e come ho detto poi ambiente, scienza, ma non solo, tante studio sorprese. E reportage, se capisco bene, no? Studio e reportage, cioè c'è una squadra di professionisti unici, devo dire straordinari, che appunto raccontano, ci muoviamo, perché poi ci raccontiamo questa casa, questo indirizzo sarà anche itinerante, raccontiamo l'Italia, raccontiamo cosa accade fuori dall'Italia, ma non solo. Quindi tutto quello che sembra lontano, ma che in realtà ormai è alle porte di casa e quindi alle porte di Via delle Storie. Quindi la cifra del programma sono le storie delle persone, se non capisco. Storie delle persone che però appunto, ripeto, storie che sono emblematiche di tematiche. Che riguardano la realtà, ma in questa fase poi delicatissima del dopo, si spera, presto, pandemia, quindi tutto quello che saranno le trasformazioni, le tendenze che prenderanno via via, appunto, che cambieranno il nostro modo di vivere, il nostro modo di fare, di muoverci. Comunque la pandemia già ha creato un impatto determinante. Certo. Vedere che cosa accadrà, ma poi soprattutto anche i giovani, ci occuperemo tantissimo di questa realtà. Anche l'ambiente, ho capito bene? Sì, Marco, infatti tu sei, come dire, uno dei principali esperti. Sì, certo, come anche quello è un tema che ci riguarda da vicino. Tutto quello che, insomma, è intorno a noi, che pensiamo anche che non sia così vicino, che sia lontano, che potrà accadere un domani, in realtà è lì. E quindi va raccontato, va documentato. Senti, l'ultima battuta, perché tu sei una grande inviata, una grande cronista, quindi le storie le hai raccontate dal campo, no? Dalla prima linea. Che differenza c'è tra, insomma, l'essere la conduttrice, quindi in fondo un collettore anche delle storie che vengono raccontate, e la vita sul campo?
Allora, è anche un ruolo diverso, hai ragione, sì, un ruolo anche di raccordo, perché certo. Poi alla fine hai tante storie e devi cucire un filo rosso che le tiene insieme, esatto, no? Sì, come no, l'orchestra, visto che parliamo di Sanremo, certo. Ci sono grandi musicisti, bisogna far suonare tutto.